Buona e santa giornata a tutti voi, miei cari figlioli, nei sacri cuori di Gesù e di Maria. Oggi è giovedì 3 dicembre, quinto giorno della novena alla Madonna Immacolata, e festa di San Francesco Saverio, che San Pio X proclamò patrono di tutte le missioni cattoliche nel mondo. E siamo i primi giorni di dicembre, questo mese dedicato a Gesù Bambino. E ci prepariamo già da adesso al Santo Natale del Signore, un Natale insolito, diverso. Oggi aspettiamo di sapere quali sono le disposizioni del governo per queste feste natalizie, ma noi siamo predisposti col cuore a celebrare prima di ogni altra cosa, e questo è l'aspetto più importante, il Natale come diciamo celebrazione, ecco, dell'incarnazione del Verbo di Dio, della sua nascita nella povertà di Betlemme. E la Madonna è la porta dell'Avvento. Ecco perché in questi giorni la Chiesa la contempla come l'Immacolata, salvo fatto lo smacco di Bergoglio, che non andrà a Piazza di Spagna a omaggiare la Santa Vergine Maria col pretesto del coronavirus. È andato ad Assisi il 3 ottobre, si è mosso in giro, ha fatto l'incontro con i capi religiosi al Campidoglio, ma quando si tratta della Madonna è lì, come tante volte ho detto, che si svela tutto. Voglio parlarvi di San Francesco Saverio, gesuita, gloria dell'ordine della famiglia religiosa di Sant'Ignazio di Loyola, della Compagnia di Gesù. E penso che quando parliamo di San Francesco Saverio dobbiamo per forza di cose pensare all'epopea della missione. San Francesco Saverio è il campione missionario. Ecco, non c'è stato nessuno come lui. Altri hanno potuto provare. Davvero è così, figlioli cari, eh? Chi conosce la storia della Chiesa sa se io mi invento nulla. Io non mi invento nulla, lo sapete molto bene, potete fidarvi di me. Sant'Ignazio di Loyola, che lo ebbe come compagno e poi come collaboratore, dirà: fu il più duro pezzo di pasta che avessi mai avuto da impastare. San Francesco Saverio, ineguagliabile. Allora, ecco, questo forse come titolo è ancora più bello: l'ineguagliabile missionario di Cristo, l'ineguagliabile missionario. In San Francesco Saverio, patrono delle missioni, noi possiamo in qualche modo rivedere la vicenda di San Paolo Apostolo, la vicenda di San Paolo Apostolo, che va in giro per il mondo allora conosciuto ad annunziare il Vangelo in tutto il Mediterraneo. Ma San Francesco Saverio farà di più, come ora vedremo: si sposterà in India, andrà in Giappone. Siamo nel XVI secolo, non c'erano gli aerei, figlioli cari, E in mezzo a incredibili, per quello dico epopea missionaria, campione missionario, l'inarrivabile campione delle missioni, ha affrontato prove inaudite, miei cari figlioli, per poter portare Gesù Cristo, l'annuncio del Vangelo, ai popoli che non ancora non lo conoscevano. Ha fatto, come ora vedremo, il viaggio missionario in India, dove ha avuto parecchio successo, come ora vedremo, un po' meno poi in Giappone. Qui c'è tutto un discorso da fare sul Giappone, che tante volte è stato raggiunto. Poi andrà, per esempio, San Massimiliano Maria Kolbe, pure altri santi in Giappone, alcuni ne moriranno martiri in terra giapponese. Sembra impenetrabile il Giappone, ma chissà, chissà che cosa il Signore prevede per questa penisola. No, non è una penisola, una vera e propria grande isola ai confini appunto del Pacifico occidentale. Dunque, miei cari figlioli, proviamo allora a ricomporre la vicenda umana, spirituale del patrono delle missioni, non senza un punctum dolens, anzi due. Il primo è gesuita, e guardiamo molto bene come sono ridotti oggi i gesuiti. Mentre per secoli hanno diffuso nel mondo l'annunzio del Vangelo, e il debito che la Chiesa ha verso la Compagnia di Gesù è incalcolabile, oggi vediamo molto bene Bergoglio. È gesuita, padre Spadaro è gesuita, gesuita era Karl Rahner, per dirvi i danni, i guasti che diciamo il pensiero
teologico, eretico che circola nella Compagnia di Gesù, procura alla Chiesa, oggi la Pontificia Università Gregoriana, verso la quale mostro sempre un debito personale perché ho studiato lì, ho conseguito il dottorato, mi sono laureato lì, però ci sono docenti, ne ho fatto esperienza, gesuiti che insegnano vere e proprie eresie. Questo è il primo punto, puntum dolens. Il secondo, che cosa è diventata ai nostri giorni la missione? Si può ancora parlare nell'era bergogliana di missione cattolica? Ecco, io ieri sera ho citato, se vi ricordate, nella quarta serata della novena, ho citato l'affermazione di Michel Onfray a riguardo di Bergoglio, e cioè lui dice: ateo e filosofo francese, se fossi cristiano considererei Bergoglio l'anticristo. È un'affermazione forte. È un'affermazione forte che fa, e se non parlano i preti, se non parlano i preti, parlano gli atei. È incredibile quello che sta accadendo. Fra un po' farò un post su questo. Intanto vi raccomando di condividere quando poi Biagio fa il post. Condividete l'annuncio della quinta serata della novena questa sera, perché è molto importante, miei cari figlioli, molto importante la condivisione. Condividete quando si tratta delle catechesi, perché aiutiamo non Don Minutella. Se pensaste questo saremmo fritti. Non aiutate Don Minutella, aiutate la diffusione della sana dottrina cattolica, della sana identità cattolica. Ecco perché non dovete essere pigri. Quello che più potete fare, fatelo. Quello che più potete fare, fatelo per aiutare Radio Domina Nostra e aiutare Don Minutella e il suo staff nella diffusione della sana dottrina cattolica. Se i numeri aumentano, è anche per le condivisioni. E può tante volte, come abbiamo ascoltato che accade, succedere che qualcuno a cui si condivide ci vede per la prima volta, ci ascolta per la prima volta e poi l'abbiamo acchiappato. Vi farò, dice Gesù, pescatori di uomini. Ecco, quindi il secondo puntum dolens, che cosa è divenuto oggi la missione? Non c'è più l'annunzio di Gesù Cristo nello pseudo pontificato di Bergoglio. Bergoglio ha detto che tutte le religioni sono uguali, quindi a che serve annunziare Gesù Cristo? Chi è buddista resta buddista, chi è musulmano resta musulmano, chi è animista resta animista. Invece non è così. Noi sappiamo che solo Gesù Cristo, come dicevo ieri sera commentando il Magnificat, Maria dice: il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, non ci sono altri salvatori. Ecco, San Francesco Saverio è proprio lì a testimoniare questa verità preziosa. Dobbiamo tornare in un mondo disorientato. Questa è un'occasione propizia per farlo. Sempre nei momenti di crisi la Chiesa è stata l'unica luce per l'umanità. Sempre nei tempi di prova e di buio, come quello che adesso stiamo vivendo a causa del coronavirus e di tutto il resto, sempre, miei cari figlioli, la Chiesa si è mostrata luce, luce, miei cari figlioli. Perciò mi raccomando, ecco, dobbiamo più che mai testimoniare con la nostra vita Gesù Cristo in quello che ormai non è più che un sogno a riguardo del villaggio globale. Ma torniamo a San Francesco Saverio. Lui era nato in Spagna e va a studiare alla Sorbona di Parigi. Siamo nel 1500, Parigi. La Sorbona è sempre stata una meta ambita da molti, e San Francesco Saverio va a studiare lì. Studia teologia e filosofia e prende alloggio nel, diciamo, chiamiamolo istituto, ma era in realtà quello che oggi si chiamerebbe un bed and breakfast. Pensate che la Compagnia di Gesù, i gesuiti sono nati in un bed and breakfast attuale. Ecco, quindi gli esordi delle grandi cose di Dio sono sempre sorprendenti perché nascono inaspettatamente nella piccolezza, nell'umiltà, come del resto nostro Signore Gesù Cristo è nato povero a Betlemme. Allora, San Francesco Saverio arriva lì nell'istituto di Santa Barbara, non molto distante da Montmartre, a Parigi, e studia alla Sorbona, ma deve condividere il bed and breakfast con due soggetti, con due studenti. Questi due studenti si chiamano niente poco di meno che Ignazio di Loyola. Pensate il Signore che cosa è capace di fare. Ignazio di Loyola. Ignazio di Loyola e San Sant'Ignazio di Loyola, ovviamente, e San Francesco
Pietro Favre, che è uno dei primi appunto discepoli di Sant'Ignazio di Loyola. Questi devono condividere l'alloggio e Ignazio di Loyola è uno studente addirittura del tutto singolare addirittura. Perché è singolare? Perché è il più anziano. Allora era accaduto che era stato messo in carcere Ignazio di Loyola perché aveva scritto gli esercizi spirituali e li diffondeva, ma non era consacrato, non era sacerdote. E allora l'Inquisizione lo arresta e lo mettono in carcere lì in Spagna. E poi allora lui capisce che deve studiare teologia perché non ha il patentino per predicare. E questa è una cosa ancora oggi importante. Oggi vediamo tanti laici che appena hanno letto un libro, hanno fatto due lezioni di teologia, pontificano, papizzano, capito? La papite acuta arriva. Sanno tutto, parlano, 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 e il diavolo se li gioca. È un discorso molto importante. Ancora oggi, secondo me, è una delle cose che dovrà fare il grande prelato è di tacitare. Almeno da un punto di vista teologico, perché la profezia, naturalmente, non mi equivocate, la esercitate anche voi laici, ma io mi riferisco a un'altra cosa e spero che sia chiaro. Guardate quanti laici e quante laiche senza retroterra di teologia, col pretesto che la teologia non serve perché in superficie ci vuole la luce dello Spirito Santo. Tutto questo non è affatto vero. La Chiesa non ha mai insegnato questo, neppure San Francesco d'Assisi. Che permetterà per esempio ad Antonio di Padova di studiare teologia. Ci voleva a quei tempi, ma è tutto un discorso che non posso approfondire, un patentino per insegnare teologia e ancora più che per insegnare teologia, per predicare, per parlare delle cose di fede, la Chiesa domandava la laurea o comunque gli studi di teologia. Ignazio di Loyola non ce li ha, come non ce li hanno tanti oggi, che pure parlano, che pure scrivono sui social, intervengono su affari di teologia e creano tante volte danni che alcune volte appunto sono irreparabili. Sarebbe meglio che si rimanesse ai propri posti. Guardate, è uno dei danni peggiori e dei guasti peggiori del Concilio Vaticano II, il tema luterano del sacerdozio battesimale. È uno dei danni peggiori, vi assicuro, perché poi c'è il pretesto che i laici dicono: ma quando voi preti sottolineate la differenza sostanziale perché volete creare una casta. No, non è così. Ogni tanto parlo a difesa della mia categoria. No, cari figlioli, la Chiesa insegna, il Concilio di Trento l'ha detto una volta per tutte, che tra i laici battezzati e i presbiteri, diaconi e soprattutto i vescovi esiste una differenza non di grado, ma di sostanza. È importante questo che torniamo a considerarlo, perché ci siamo luteranizzati. Ormai un prete vale quanto un laico, anche per come si vestono, per come parlano. C'è quel lì, quello lì, quel Don Pozza, che ha una voce così, che parla tutto. Mi sembra che questi che abbiano una voce così sfondano, che va su TV 2000, che intervista Bergoglio, che veste in maniera indecente. Ma mettiti un clergyman, benedetto figlio. Ma veramente io lo scomunicherei uno di quei. Ma mettiti, ma vestiti decentemente. Vai in TV e si veste coi jeans, ma è fatto apposta allora. Non è possibile che vada lì senza accorgersene. Non è possibile che non ci sia una figlia spirituale, una collaboratrice che gli dica: ma vestiti bene, benedetto padre, ma mettiti più dignitoso quando vai in TV. Almeno quando vai in TV. Ricordati che sei prete. Questo va persino da Bergoglio a intervistarlo in jeans e maglietta. Non lo so io. E scarpe da tennis, mi raccomando. Scarpe di Adora. O Adidas, io non lo so, figlioli cari, veramente siamo nei tempi della totale banalizzazione della fede e sono quelli vincenti perché a uno col clergyman o con la talare così non lo chiameranno mai, mai. Ecco, allora c'è una differenza sostanziale. Non so se mi sto perdendo un po' su questo, ma è un argomento, sono argomenti frontiere. Va bene, che andranno rivisitate in una futura, speriamo prossima, correzione del Concilio Vaticano II. Questa idea del sacerdozio battesimale, per cui a un certo punto essere preti o essere laici, tutto sommato, sta per diventare più o meno la stessa cosa, e questo dimostra che il prete non è più capace di sentirsi prete, ma fa il prete, è tutta roba luterana. È tutta roba luterana, non cattolica. Ribadisco che la tradizione insegna, figlioli cari, la tradizione insegna cattolica ancora oggi che la differenza tra
i laici battezzati e il prete è sostanziale, non di grado. Ecco, questo era molto importante da sottolineare, visto che stiamo parlando di San Francesco Saverio e del suo incontro con Sant'Ignazio di Loyola, il quale è a Parigi ed è, ritorniamo alla vita, ed è uno studente piuttosto singolare perché ha 37 anni Sant'Ignazio di Loyola, e questi invece sono giovanissimi, ne hanno 20, 22, 25, 20, questa età qui, però Ignazio di Loyola è una figura assolutamente affascinante. Ma siccome Francisco Javier è un temperamento forte, cozzano lui il grande di 37 anni e lui il piccolo di circa 20-22 anni, non mi ricordo esattamente quanti anni abbia, litigano continuamente, si ignorano, ma Francisco Javier arriva a un certo punto a provare talmente fastidio verso l'imponenza carismatica di Inigo de Loyola che lo comincia a ironizzare. Pensate alle storie dei sacchi, chi avrebbe mai immaginato che poi il Signore li avrebbe aggregati? Le storie santi sono meravigliose. Lo prende in giro, gli fa gli scherzi, quello si arrabbia, oppure, e se si arrabbia già va bene perché allora Francisco Javier si sente tranquillo perché ha raggiunto il suo obiettivo, ma quando invece Inigo de Loyola, Ignazio de Loyola, reagisce nel bed and breakfast ignorandolo, quello va su tutte le furie, si arrabbia, ecco perché. Sarà molto difficile e ci vorrà del tempo prima che Ignazio di Loyola conquisti il cuore di Francesco Saverio. Rileggo le parole che dirà Ignazio di Loyola: fu il più duro pezzo di pasta che avessi mai avuto da impastare. Ebbene, poi non posso andare per le lunghe. A un certo punto, Francisco Javier cambia del tutto nei confronti di Ignazio, cioè comincia a capire che questo fascino lo conduce a comprendere le cose di Dio. Cioè lui dirà, Francesco Saverio rimarrà legato al suo padre in una maniera commovente. Pensate che in giro per quelle terre lontane, non avendo altro, metterà, lo troveranno poi morto, adesso vi racconto, metterà attaccherà alla stoffa della sua consunta veste da gesuita le lettere che il suo fondatore, padre Ignazio, gli mandava da Roma. E si dice che le leggeva in ginocchio piangendo, perché era legatissimo, rimarrà per tutta la vita, è uno di quei sodalizi maschili, di genere, diciamo così, che commuovono. Perché ci sono questi legami uomo-donna, allora si cade tutti lì sul romantico. Francesco e Chiara, Ignate, Giovanni della Croce, Teresa d'Avila, le donne vanno in estasi, le donne mistiche. Ma attenzione che ci sono sodalizi maschili che hanno fatto la differenza, uno dei quali forse tra i più, diciamo, più grandi è proprio quello tra Ignazio di Loyola e il suo amato figlio prediletto, il suo discepolo, il suo diamante, la sua perla preziosa che era appunto Francesco Saverio che morirà, vedremo, a 47 anni. E finalmente i due, diciamo, diventano amici, cominciano a pregare insieme e voi andate a vedere, come dicono a Roma, che quel bed and breakfast diventa improvvisamente la prima, diciamo, abitazione di quell'embrione che sarà la gloriosissima compagnia di Gesù. Bene, e nello spazio di poco tempo Francesco di Saverio si lega a Ignazio di Loyola, dirà in uno dei suoi scritti, San Francesco Saverio dirà: ti ringrazio, Signore, per la provvidenza di avermi dato un compagno come questo all'inizio, come questo Ignazio, dapprima così poco simpatico. Ecco, gli opposti si attraggono, erano veramente opposti, e sebbene provenivano da due terre, lui da Navarra, quell'altro dai Paesi Baschi, quindi anche c'era una, tra l'altro, contesa storica tra le due terre, ma non abbiamo il tempo di approfondirlo. Bene, allora Ignazio di Loyola non va a pensare di fondare una nuova comunità religiosa? E sì, lo fa. E allora insieme a Francisco Javier e a Pietro Favre e a qualcun altro si recano a Montmartre e lì nasce la Compagnia di Gesù. La Compagnia di Gesù è nata a Parigi.
Ignazio di Loyola la chiamerà Compagnia di Gesù, si legheranno a Cristo Signore coi voti di povertà, castità, obbedienza e attenzione, il quarto voto. L'uomo propone e Dio dispone, anche coi grandi santi. Ignazio di Loyola aveva un pallino, siccome era fondatore, gliel'ha trasmessa ai suoi. Perché un'opera va avanti, perché appunto il carisma viene accolto e fatto proprio. E Ignazio di Loyola ha un pallino, vuole andare in Terra Santa. Per lui è tutto. Ignazio di Loyola, quando scrive gli esercizi spirituali, mostra una tecnica, una capacità immaginativa senza precedenti, a mio avviso. Ed è molto importante perché lui ripropone l'uso della immaginazione, quella facoltà della mente, che ci permette di ricostruire, come vi ricordate, chi ha letto o fatto gli esercizi spirituali di Sant'Ignazio di Loyola, che cambiano la vita, effettivamente, cambiano la vita gli esercizi spirituali di Sant'Ignazio di Loyola, e vi dicevo che lui propone di, appunto, Ignazio di Loyola, rappresentarsi le scene. Quando ti dice, per esempio, di immaginarti in inferno, e lui ti dice: prova a sentire le bestemmie, le urla dei disperati, dei demoni, l'odore dello zolfo. Cioè, c'è una, non ho il tempo di approfondire, una tecnica meditativa che Ignazio di Loyola propone, che è sorprendente. Ecco, allora condividono questo carisma. Il suo pallino era andare in Terra Santa. E siccome lui è il fondatore, gli altri obbediscono, e cioè loro dicono: condividiamo povertà, castità, obbedienza, e questo quarto voto, cioè recarsi pellegrini in Terra Santa. E allora finalmente lasciano Parigi. Qui dovete immaginare a quale livello di fascino deve essersi spinto Sant'Ignazio di Loyola, fondatore dei Gesuiti, se riesce a convincere questi primi discepoli a lasciare, ad abbandonare gli studi, così come erano stati, per recarsi a Venezia. Perché a Venezia? Per prendere la nave. Per dove? Per la Terra Santa, perché il loro scopo, la Compagnia di Gesù nasce, interessante cogliere questo aspetto qui, nasce come progetto di peregrinazione in Terra Santa. E qui, se avessimo tempo, ma il tempo è tiranno, dovremmo meditare su un aspetto che anche quest'oggi non c'è più: questo legame dei cattolici nel corso dei secoli con la Terra Santa. Oggi ci si può andare in Terra Santa facilmente dalla Sicilia e da Roma, diciamo, dall'Italia. Sono circa 3 ore di volo aereo e te atterri a Tel Aviv, e poi comodamente visiti i luoghi santi, dove se trovi il prete giusto ti dice: ma forse qui, ma forse lì. Ma nel corso dei secoli, per esempio la questione delle crociate, che oggi da anni la sinistra usa come bandiera anticlericale, le crociate che San Bernardo, Santa Caterina da Siena, i più grandi santi, hanno incoraggiato, i pontefici di gloriosa memoria da San Pio V in poi hanno incoraggiato anche loro, e poi gloriose realtà come i Cavalieri del Santo Sepolcro, l'Ordine di Malta, tutta questa roba che oggi è, vabbè, lasciamo perdere. Comunque, nel corso dei secoli c'è sempre stato questo desiderio proprio della Terra Santa, perché sono i luoghi, San Francesco d'Assisi, anche lui, sono oggi i francescani di Terra Santa, che appunto custodiscono i luoghi cattolici lì in Terra Santa, perché appunto sono i luoghi, ci sono i luoghi dove è vissuto nostro Signore Gesù Cristo. E Ignazio di Loyola, che portava avanti una tecnica meditativa visiva, aveva bisogno, un grande desiderio di appunto andare in Terra Santa. Ma giungono nel 1537, giungono a Venezia, ma sta nave non parte mai. Devono, adesso appunto non ho il tempo di approfondire, è una storia bellissima, e vedete, perché mostra come anche nella nostra vita Dio potrebbe agire o starebbe agendo, e noi magari non ce ne accorgiamo. No? Non ci accorgiamo che magari quelle piccole realtà che creiamo un giorno potrebbero essere raccontate come realtà alla maniera della Compagnia di Gesù. Anche Don Bosco, che ha fondato la famiglia salesiana, ha iniziato così, come Sant'Ignazio di Loyola, nel piccolo, senza pretese. Comunque, 1537
stanno lì ad aspettare che parta questa nave, ma non era disegno di Dio. Ignazio di Loyola lo capisce con grande rammarico, perché avrà nel cassetto per tutta la vita questo sogno di andare in Terra Santa, e allora abbandona il proposito e vanno a Roma. A Roma vengono ricevuti dal Papa Paolo II. Papa Paolo II, che lì accoglie benevolmente, e addirittura sempre nel 1537 fa presto Papa Paolo II, il tempo della diciamo riforma, della controriforma, quindi c'era premura anche di usare, come invece oggi non è avvenuto, forze genuine, forze buone per aiutare la Chiesa. Quando il Papa si trova davanti a questo Ignazio di Loyola con questi qui così motivati, subito il 448 li aiuta, li approva. Francesco Saverio, il 448, viene ordinato sacerdote. E qui accade l'imprevisto. Accade che Ignazio di Loyola intanto trasforma il voto di andare in Terra Santa in un nuovo voto, l'obbedienza al Papa, aiutare il Papa. Ed è lì che si vede come il disegno di Dio si è attuato, cioè ci sono i soliti voti, povertà, castità, obbedienza, ma il voto di viaggio in Terra Santa viene sostituito da quello di obbedienza al Papa, di servizio, di prestare servizio alla Santa Sede. Stanno a Roma e si distinguono, veramente, si distinguono i primi gesuiti insieme a Sant'Ignazio di Loyola. A Roma fanno parlare di sé. Due realtà facevano parlare di sé in quel momento a Roma: Ignazio di Loyola coi suoi, che poi nel film di San Filippo Neri si vede Capitan Gesù, non star lassù, racconta Angelo Branduardi in quel canto lì, ma dà un po' l'idea, no? Capitan Gesù non star lassù, sta qua giù a battagliar col male, col nemico luterano. C'è proprio questa idea di Ignazio di Loyola che coinvolge. E l'altro grande fascino a Roma, nella Roma cinquecentesca, segnata dai primi passi della Controriforma, si chiama San Filippo Neri. Due figure, ma qui non ho il tempo di approfondire, antitetiche, direi contrapposte, Ignazio di Loyola e Filippo Neri, eppure sono diventati amici, si sono incontrati più di una volta, e va bene. E allora nel 1540 accade la svolta. Il re di Portogallo, il re del Portogallo Giovanni III, domanda a Papa Paolo II di avviare una nuova evangelizzazione delle colonie che il Portogallo aveva, creato nelle Indie orientali. E quindi domanda dei missionari che si rechino in Portogallo e da lì partano con le navi, circumnavigando attorno all'Africa, pensate un po' che roba, per poi dall'Oceano Indiano risalire verso l'enorme penisola indiana. E dunque il Papa si rivolge a Ignazio di Loyola e chiede a Ignazio di Loyola, non mi ricordo quanti, Ignazio di Loyola dice che darebbe disponibile Francesco Saverio. E qui avviene la svolta della sua vita, qui inizia l'epopea. Francesco Saverio si imbarca in un viaggio lungo 13 mesi, pensate un po', 13 mesi in nave, e finalmente approda all'isola di Goa. Si stabilisce nel collegio di San Paolo e comincia il suo apostolato soltanto nel 1542. Si occupa di evangelizzare l'entroterra, e qui l'epopea non ho il tempo di, ma ve la lascio immaginare. Cammina sul fango, cammina sotto il sole torrido, cammina in mezzo alla neve. Lui aveva un motto che vorrei venisse sottolineato nel titolo: Plus Ultra Domine, San Francesco Saverio, Plus Ultra Domine. Cioè, noi in genere diciamo: non ce la faccio più, basta, Signore, non ci riesco, non ci riesco, non ce la faccio. Invece San Francesco Saverio diceva sempre: Plus Ultra Domine. Oggi ripetiamolo spesso: beh, Plus Ultra Domine, cioè, Signore, ancora di più. Non come noi che diciamo tante volte basta, Signore, non ce la faccio più, ma Francesco Saverio aveva preso come motto Plus Ultra Domine, sempre di più. Guardate, e poi fa miracoli. Quando nel XVII secolo le Indie orientali, fondate e colonizzate dai portoghesi, vengono raggiunte dai marinai protestanti olandesi, gli olandesi intimano ai abitanti indiani di abbandonare la fede cattolica,
e di sposare quella protestante. Il capo tribù, San Francesco Saverio era morto da più di un secolo, da un secolo. Capo tribù parla, diciamo, mantiene rapporti con la flotta olandese protestante e sappiamo che dice così, dice chi è il vostro missionario? E spunta quello vestito in abiti laici, ma noi siamo abituati a vedere. E poi dice, beh, facciamo così, se farete i miracoli che ha fatto il padre Francesco, diventeremo tutti protestanti. Bellissimo, perché è vero che a noi risulta difficile capirlo, San Francesco Saverio fu dotato da Dio, immaginate quest'uomo quarantenne, 43enne, che va in giro, ma per lande desolate, si inoltra per le foreste, proprio il film The Mission in qualche modo dà l'idea, proprio un'esistenza incredibile. Pensate che la sera scrive in una lettera, oh, se potessi andare alla Sorbona e dire agli studenti di teologia, ci sono le anime da salvare. Pensate che nello spazio di un paio di settimane battezza 10.000 catecumeni. E fa loro la prima comunione. Il metodo era quello assolutamente più semplice: annuncio delle verità fondamentali della fede, nozioni di catechismo elementare, battesimo, cresima, prima comunione. Ecco, questo era il metodo che San Francesco Saverio adoperava ed era molto amato dai bambini, era molto amato dai fanciulli, lui stesso scriverà al padre Ignazio non mi danno tregua, perché i bambini lo volevano ascoltare. E un problema molto grosso per lui era le lingue, perché l'India è un dedalo di lingue. Te ti sposti a distanza, non c'è una vera e propria lingua nazionale, sono tanti dialetti. E lui aveva la pazienza, c'è un testo molto bello che scrive, in cui scrive che molte volte non si può spostare per andare a predicare perché piove troppo, un'altra volta la nave non arriva per andare nel villaggio attorno, un'altra volta ancora non arriva la carovana e così via di seguito, e lui scrive: Signore, ho capito che nei giorni in cui sto fermo è perché mi vuoi tutto per te. Ecco, questo veramente. Il Papa lo nomina nunzio apostolico delle Indie orientali, è un titolo assolutamente importante che lui non ha mai calcolato e considerato, invece si vestiva in modo molto semplice, una sola volta, dicono i biografi, si vestì tutto a puntino, davvero nunzio, quando tentò di essere ricevuto dall'imperatore giapponese che si rifiutò invece di incontrarlo. E così allora San Francesco Saverio, nello spazio di un po' di tempo, nelle Indie orientali fa questo. Adesso riflettete, si sarà stancato perché lui stesso racconta che diceva sempre plus ultra domine, plus ultra domine. E veniva data la possibilità di rientrare, qua veramente io mi commuovo, la grandezza dei santi. Guardate cosa scrive, anzitutto, talmente grande la moltitudine dei convertiti che sovente le braccia mi dolgono tanto per avere battezzato. Immaginate voi, ti battezzo, lo ha fatto in un solo giorno così tante volte, miei cari figlioli, che scrive, mi dolgono le braccia, non ho più voce, che bello questo, se tornassimo oggi a questi missionari, non ho più voce e forza di ripetere il credo e i comandamenti nelle loro lingue. Si sfiancava, infatti morirà giovane, arrivava a stremare se stesso pur di passare dappertutto e portare dappertutto la parola di Dio, la salvezza in Cristo Gesù, e quindi battezza migliaia e migliaia di persone. A questo punto gli viene offerta la possibilità casomai di rientrare, perché comunque ha evangelizzato, ci vogliono forze fresche, lui può tornare e lui non torna. Se fosse tornato, tra l'altro, in qualità di nunzio apostolico del Papa, appunto, nelle Indie orientali, lo attendeva certamente una carriera brillante, cioè sicuramente sarebbe divenuto come minimo cardinale, come minimo cardinale, e invece lui fa quello che solo i santi sanno fare. I santi sono sorprendenti perché decide di lasciare l'India, perché non solo quindi non rientra a Roma, ma decide di spingersi oltre. E qui c'è appunto l'epopea di Francesco Saverio. Anche se già molto stanco, vuole andare in Giappone. Ha sentito parlare di questa terra, sa che lì non ci sono, non c'è l'annuncio della fede, sa che i tentativi timidi fatti sono andati male, e allora lui, che era stato 5 anni lì, in India,
decide adesso di spostarsi in Giappone, ma è una scelta che lo conduce a una sorta di martirio, martire delle missioni, non c'è dubbio. Comunque sia, prende finalmente la nave e anche qui, dopo aver attraversato non so quanti pericoli, ha rischiato la morte tante volte. Francesco Saveri è rimasto vivo solo perché Dio voleva così, eh. Ha incontrato fiere, leoni, briganti, è proprio un San Paolo apostolo del XVI secolo. Finalmente arriva in Giappone, dove converte subito un fuggiasco giapponese di nome Aniro, che vuole abbracciare la fede cristiana perché aveva commesso un delitto. San Francesco Saverio lo battezza e lo chiama Antonio, ma sarà l'unico, incredibile questo, tra i pochissimi risultati positivi del suo disastroso viaggio missionario in Giappone nel 1549. Arriva a Kagoshima, inizia la sua evangelizzazione e decide di voler andare dall'imperatore del Giappone in qualità di nunzio apostolico del Papa di Roma, ma non viene ricevuto, però gli viene lasciata facoltà di predicare. I sacerdoti del luogo, idolatri, lo odiano, rischia la morte, e allora lui stesso capisce che è venuto il momento, con suo enorme rammarico, di lasciare il Giappone e di ritornare in India. E così 3 anni dopo lascia il Giappone, dove ha convertito quanti. Le biografie sono un po' incerte, comunque sicuramente intorno a 1.000 giapponesi, 1.000 giapponesi, 1.000 qui, 10.000 lì, e insomma il bottino è sostanzioso, perché comunque si trattava di fare la cosiddetta plantatio ecclesiae, si chiama così, cioè di impiantare la Chiesa cattolica in queste terre missionarie. Quindi il debito che la Chiesa ancora oggi ha verso San Francesco Saverio è immenso. Sono stati tanti santi che erano stati devoti. Tra questi vorrei citare San Gaspare del Bufalo, che nacque con una gravissima malattia. I genitori si rivolsero a San Francesco Saverio e fu guarito, e lui porterà per tutta la vita una grande devozione. A Palermo noi qui abbiamo il braccio di San Francesco Saverio, nella chiesa di Casa Professa, la chiamiamo così, la chiesa del Gesù di Palermo, porta questa preziosissima reliquia. C'è tutto il braccio di San Francesco Saverio, una cosa per noi importantissima. Nel tentativo di rientrare in India, prende un'altra decisione, proprio il matto di Cristo, plus ultra, plus ultra. Anziché quindi, dopo 3 anni, aver convertito un migliaio di giapponesi, rientrare subito in India, gli viene in testa che tra il Giappone e l'India c'è la Cina, l'altro grande impero giallo, ecco, e allora vuole fermarsi in Cina. Vuole fermarsi in Cina perché anche lì vuole gettare il seme della fede cristiana. Che figura straordinaria, come ci si deve sentire rimproverati da questi uomini. Guardate cosa scrivono nei suoi testi: pregate molto per me, perché corro grande pericolo di essere imprigionato. Questo lo scrive in Giappone quando i sacerdoti lo perseguitavano. Tuttavia, già ci consoliamo anticipatamente al pensiero, a proposito della catechesi di ieri sera, che è meglio essere prigionieri per amore puro di Dio che essere liberi per aver voluto fuggire la croce. Non so, capito? È meglio essere imprigionati perché Dio vuole così, piuttosto che liberi, ma per avere fuggito la croce. E mentre è in viaggio verso la Cina, lo raggiunge un attacco di polmonite. Francesco Saverio è ridotto allo stremo. Il plus ultra gli ha comportato un'esposizione gravissima alla morte. E di fatto la nave è costretta, non arriverà mai in Cina, quindi San Francesco Saverio non arriverà mai in Cina. E il suo viaggio si ferma perché una grave polmonite lo coglie, e questa polmonite, unita alle gravi conseguenze di salute, di anni di pellegrinaggio con scarsi mezzi, di cibo e di alimentazione molto ridotta, con scarsi mezzi e tante afflizioni per il corpo, lo costringe a fermarsi. Si fermano e praticamente lo scaricano. Questo resta un grande mistero. Resta un grande mistero. Lo scaricano nell'isola di San Chuan,
in Cina, l'isola di San Juan, dove lui, abbandonato da tutti, muore solo. In alcune chiese dei gesuiti si vede San Francesco Saverio disteso sulle rocce, fa una morte simile a quella di San Giovanni Crisostomo, sulle rocce in riva al mare, lui sente che la morte arriva, rimane un po' rammaricato perché muore da solo, muore senza avere tutto sommato potuto avviare, portare avanti fino in fondo il suo disegno, ma aveva fatto l'impossibile, l'epopea, adesso penso che sia chiaro il titolo, l'epopea della missione, il santo del plus ultra, si distende su quelle rocce e guardando l'orizzonte, benedicendo la Cina, restituisce l'anima a Dio dicendo: Signore, sono pronto per te. Morendo il 3 dicembre del 1552, soltanto dopo alcuni giorni, il corpo viene recuperato e questo ha del prodigioso perché le fiere, le bestie selvatiche avrebbero potuto tranquillamente fare festa sul suo cadavere, ma Dio non l'ha permesso e così allora il suo corpo viene raccolto e portato in India dove ancora oggi riposa. A Goa c'è un grande santuario veneratissimo dai cattolici indiani, mentre a Palermo abbiamo la grazia, lo devo dire perché io sono palermitano, di avere il braccio, eccolo qui, quello che si trova a Palermo, e proprio vedete, si vede benissimo, molto bene si vede, il braccio benedicente, e c'è proprio la mano messa così, guardate un po', il braccio e la mano benedicente di San Francesco Saverio, il santo del plus ultra, l'epopea missionaria, muore a 47 anni, e poi San Pio X, insieme a Santa Teresina del Bambin Gesù, lo proclama patrono delle missioni universali, che i missionari sappiano prendere spunto da San Francesco Saverio che annunzia Gesù Cristo, non va per fare l'operatore sociale. Bene, miei cari, adesso c'è qualche spazio di tempo per le vostre telefonate, non so se c'è il numero telefonico in sovraimpressione, se lo sono scordati i collaboratori, come spesso succede. E comunque sta per comparire, così chi non chiama mai può avere la possibilità di farlo. E potete chiamare per questo o per altre ragioni. Vi ricordo sempre: non muovete il tavolo scrivendo, che si muove la camera. E ecco il numero 349-410-1638. E nel frattempo vi ricordo che questa sera alle 21:15 c'è la quinta serata della novena. Passate voce e condividete perché tanta gente possa passare dalla parte giusta, quella cioè in unione col vero Papa Benedetto XVI. Pronto? Buongiorno, Don Minutella, sono Gerardo Astore da Messina, sia lodato Gesù Sempre sia lodato Gerardo. Ho visto che a Cristo. Messina c'è un buon gruppetto di persone che segue Radio Domina, me ne compiaccio. Ma ci dobbiamo ancora conoscere, è una cosa da fare questa, e voglio cercarli, insomma, Ecco. per poterci conoscere. Ecco. Volevo dire prima che ho scritto su WhatsApp. Vorrei condividere un po' del mio pane con la sua famiglia ristretta con cui abita, perciò se ci fosse una Posta Pay sarebbe più facile, Sì, se la potete indicare. E poi volevo. Sì? e ti rispondo subito sul numero telefonico di Radio Domina, puoi lasciare su WhatsApp i tuoi riferimenti, ti contattano per questo. Sì. Ho scritto veramente, però forse troppi messaggi e Eh sì, non si fa più. in questi giorni ne stanno arrivando tanti, ma paziente, io intanto ti ringrazio a nome di Radio Ok. Domina, paziente, riceverai un contatto da parte dell'equipe. Volevo dire una cosa, volevo dire una cosa che secondo me è importante per molte persone, siccome io ho degli amici che un tempo mi dicevano cose diverse, no? Sì. E oggi mi dicono, per esempio, se io manifesto preoccupazione, volontà di partecipare alla vita sociale e politica, ma tu chi sei? Devi pensare solo alla tua famiglia, ai tuoi amici vicini, perché il resto non ti riguarda, non hai le competenze e così via. E questo mi feriva molto, no? Perché non lo sentivo vero. Allora Certo. sono andato a cercarmi, cioè devi solo pregare, ecco, solo pregare gli amici, e sono andato a cercarmi cosa dice il Papa Regnante Benedetto XVI su la politica come alta forma di carità. E lì, parlando dei laici, diceva che hanno un ruolo essenziale in quanto testimoni della vita cristiana verso chi non crede,
con l'oro operato, e quindi qualsiasi forma d'amore manifestata, cioè è una forma d'amore quella lì di Certo, impegnarsi nella vita sociale. Quindi volevo che lei su questa cosa mi confortasse, che non ho sì, capito ho capito, ho male. capito, Gerardo, è molto chiaro. Intanto volevo dirti che è comparso appena adesso da parte di una delle mie collaboratrici, Patrizia Danna, l'IBAN e tutto, appunto, i riferimenti per poter collaborare anche sul piano economico. Siamo molto in difficoltà, io non posso dirlo facilmente. No, Arrivano gli grazie. aiuti. Io ringrazio tutti quelli che lo state facendo, ma siamo in difficoltà perché l'opera prevede una grande, richiesta di, aiuto economico. Io non lo sottolineo mai a sufficienza. Tenetelo presente. Comunque, ecco, Radio Domina adesso ha pubblicato, come fare, per aiutare, quindi lo trovi Però direttamente con la sul posta web. bene non posso fare il Vabbè, bonifico, comunque giusto? sarai contattato. Invece voglio intervenire su quello che hai detto. Dio ti benedica. Non c'è dubbio, caro Antonio, Antonio o Gerardo, non mi ricordo, eh? Gerardo, che quello che dici è vero, cioè i laici hanno comunque un compito missionario insostituibile, che è quello di evangelizzare il seculum, come si chiamava una volta, cioè le realtà mondane. In questo il grande pioniere, secondo me, è San José María Escrivá de Balaguer, che è questo santo sacerdote spagnolo di cui qualche volta parleremo, perché anche lì mi sembra che ci sia uno scisma tra lui e l'Opus Dei che ha creato. Infatti non so, sarebbe a questi tempi meglio non creare nulla, perché non si sa mai come finisce. Ad ogni modo, lui parlava proprio di questo impegno che i laici battezzati devono avere nel mondo della politica, nel mondo dell'economia, nel mondo della scuola, dell'istruzione. Quindi senza dubbio, Gerardo, non ti scoraggiare per cose che ti sono state dette, piuttosto tieni presente proprio quanto è importante che i laici evangelizzino e annuncino nel contesto, che a loro appartiene, la verità di Cristo, senza orpelli e senza pretese di nessun tipo, ma un annuncio elementare, semplice, immediato e diretto: Gesù Cristo è l'unico Salvatore, la Santissima. Basterebbe solo parlare dei due misteri principali della fede, siamo a posto: unità e trinità di Dio, incarnazione, passione, morte, risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo. Ci sono altre telefonate? Pronto? Salvato Gesù Cristo, sono Roberto da Trevanuto Sempre Frosinone. sia lodato, Roberto. E una riflessione, Don Alessandro. Sì. Da quando hanno riaperto le chiese, è chiaro che le acquasantiere non c'è più l'acqua benedetta per potersi intingere la mano e fare il segno della croce e salutare il Santissimo. Certo. Però per coloro che entrano in chiesa pensando di entrare, diciamo, nei confronti del cardinale Bergoglio, però sono costretti a lavarsi le mani col detersivo, replicando simbolicamente il gesto di Sì, Pilato. sì, sì, sì. Ecco, desidero Certo, un suo Roberto, pensiero. ottima osservazione, Dio ti benedica, ma non solo questo, hai detto giusto, sembra proprio il gesto di Pilato, ma tu te la getti sul simbolico e ti capisco, hai ragione ed è un'ottima suggestione. Io direi di più però, cioè mi domando, qualora dovessimo ancora pensare che c'è una presenza reale di Cristo, noi però diciamo che questa messa è inutile, e pensate che il sacerdote si lava le mani con il gel e la mucchina prima di prendere l'ostia. E così fanno i fedeli. E, insomma, sono cose che dovrebbero far riflettere. Che fine ha fatto il rispetto e la riverenza? E penso a questi dell'Una Cum che erano con noi e che ora compiono questi gesti pur di non tornare sui propri passi, perché non mi interessa, lì c'è Gesù. Vabbè, e intanto però fanno quello che è impensabile, si lavano le mani col gel, la mucchina, o mettono i guanti, ricevono il Signore. Meno male che non c'è il Signore, perché se ci fosse il Signore, se ci fosse il Signore in quelle messe in unione con Papa Francesco, sarebbe un continuo oltraggio. Quindi senza dubbio, Roberto, fai bene a sottolineare questo richiamo simbolico, sembra proprio lavarsi le mani come Ponzio Pilato. Ecco, prossima telefonata, l'ultima per oggi. Pronto? Pronto, buongiorno Don Alessandro, sia lodato Gesù Sempre Cristo, sia sono lodato Elena. Elena, come stai? Bene, grazie, procediamo, andiamo Ecco. per il lungo percorso della vita, Bene, procediamo, senza bene. lamentarci come dice Don Saverio. Esatto. Esatto. Ascolta Don Alessandro, io volevo farti una domanda, un quesito che mi pongo da tanto tempo e che ho già chiesto, ma sinceramente nessuno ha soddisfatto la mia domanda.
Allora, per quanto riguarda la comunione, si è Sì. sempre detto appunto che non bisogna prenderla nelle mani, cosa che io non ho mai fatto, grazie a Dio, e non ho infranto questa sacralità Sì. della porzioncola a prenderla nelle mani. Quindi ti volevo fare la domanda è questa: quando si è sempre visto nelle chiese affiancati i sacerdoti da queste figure laicali che distribuiscono il corpo di Cristo? Adesso mi chiedo, la mia domanda è questa: se è una cosa anomala prendere la comunione nelle mani, perché permettere a laici, se voi consacrati siete degni di toccare solo voi, lo dice anche la Vergine Santissima, neanche lei durante la celebrazione tocca il corpo di suo figlio, giusto questo, Sì, Donna giusto, Alessandra? giusto, giusto. Ecco, quindi io chiedo perché si è sempre viste Certamente. queste figure. Io ti dico una cosa, per questa cosa qui a suo tempo io ero andata per rivendicare questa cosa e sono stata buttata fuori dalla chiesa. Figurarsi, Ricordi figurarsi. che te l'avevo Sì, raccontato, mi ma ricordo. proprio in malo modo sono stata, sembrava Satana, mi ha detto vai via da questa chiesa. E io ho detto io vado via perché vado al lavoro, perché se no io stavo qua fino alla chiusura della chiesa, perché questa è la Certo. casa di Dio, non è la sua casa, gli ho Certo, detto. certo, Quindi a parte certo. questo non scendiamo nei dettagli perché ahimè stendiamo un velo pietoso. Quindi questa, la mia domanda è questa, perché appunto tutto ciò? È Sì, giusto quello che dico, Don Alessandro, certo nessuno che mai mi ha dato una fai risposta. un'ottima osservazione, Elena, non c'è dubbio. Ti benedico sempre con tutto il cuore, rispondo per telefono. Sì, dici giusto ed è collegabile significativamente a quello che dicevo poc'anzi del tema del sacerdozio battesimale dei laici, che è un tema luterano. Per quanto è incoattivamente presente, dobbiamo dirlo, non è che se lo inventa Lutero, lo estremizza. E per cui i laici sono saliti all'altare, i laici sono diventati sempre più protagonisti in un equivoco relativo alla participatio attiva et fructuosa di cui parla Sacrosanctum Concilium, mi pare numero 7. L'idea cioè che la partecipazione attiva e fruttuosa fosse quella di un attivismo liturgico, di una appunto esibizione dei talenti, fino ormai a raggiungere il cuore stesso della fede, che è l'Eucaristia. Negli anni passati, uscito anch'io dal contesto post-conciliare, devo dire che mi sono trovato con leggerezza a rendere collaboratori alcuni uomini laici nella distribuzione la domenica della comunione, me lo ricordo molto bene. E oggi me ne pento perché non è così che deve andare. La comunione non devono darla i laici, non esiste in alcun modo il tema del ministro straordinario dell'Eucaristia se non appunto straordinario. Io porto un esempio, un solo esempio. Io sono per la falsa chiesa scomunicato due volte, non posso andare in giro. E una persona mi ha chiesto che voleva la comunione, la mamma che stava morendo, mia, cioè celebrata, quella celebrata da me. Naturalmente io non sarei potuto andare per le ragioni che potete capire. Allora ho delegato una persona laica di portare a nome mio la comunione. Ecco, in questo caso sono casi straordinari, però questa straordinarietà è divenuta ordinarietà e questo naturalmente hai ragione te, Elena, non va bene, quindi capisco il travaglio che tutto questo ha comportato. Bene, miei cari, concludiamo qui oggi la nostra rubrica Santi e Caffè. Il caffè si è raffreddato, ma pazienza. Vi ringrazio della vostra presenza. Condividete per la catechesi, per la quinta sera della novena che faremo questa sera, in modo che tanti possano ancora di più partecipare. I numeri sono notevoli, ma possiamo sempre sperare meglio. E su tutti voi invoco adesso la benedizione del Signore per intercessione di San Francesco Saverio, il patrono delle missioni, il campione della missione cattolica, il santo del plus ultra, e per la Madonna Immacolata scenda su di voi la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Laudetur Jesus Christus e avanti con Maria.